sentono l'attrattiva dello Spirito Santo anche attraverso internet, anche a distanza, poiché il Signore non ha limiti, non conosce limiti, non ci sono ostacoli. Laddove c'è un cuore timorato del Signore, lì lo Spirito Santo lo raggiunge. Prima di iniziare questo meraviglioso servizio, vi invito insieme a me a raccogliervi per rendere grazie al Signore. Signore Dio nostro Padre, attratti del continuo, Signore, dal tuo amore. Chi può venire a te se lo Spirito Santo non lo attira, Signore? È lo Spirito del Signore che ci compunge, ci convince, Signore. Signore, sei tu, Dio di grazia, che ci hai concessi di stare alla tua presenza. La nostra supplica, la nostra preghiera è che tu continui l'opera che hai iniziato in noi fino a raggiungere l'ultima anima in sulla terra, affinché il regno di Dio, Signore, venga, Signore, e ne prenda, Signore, il suo dominio. Spirito di grazia, nel nome di Gesù Cristo, ti chiediamo ancora in questa sera di seguitare a elargire la tua benedizione per mezzo della tua potente parola. Signore, è la stessa parola che ha formato i cieli e la terra, che sta formando ogni cuore d'uomo, Signore, che sta ristorando ogni anima, Signore, stanca ed aggravata, che ancora in questa sera è potente da liberare, da rinfrancare, da esortare, da portare a compimento l'opera iniziata, l'opera di redenzione. Benedici il tuo popolo, tutto il tuo servo. Sii con noi nel nome di Gesù, il Signore, benedetto in eterno. Forte il nostro applauso allo Spirito del Signore. Degno di essere onorato. Accomodatevi, diamo spazio alla corale di poter cantare per il Signore e a noi di poterlo adorare. Adorare. Qualcuno è qui e io so che è il Signore. Qualcuno è qui e io so che è Gesù. Qualcuno è qui. Acclamiamo Signore, alleluia. Ma d'altra parte, se il Signore ovunque due o tre, dice Lui, si adunano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Se ci aduniamo nel nome di Gesù, siate fiduciosi che il Signore è in mezzo a noi. Alleluia. Il problema sussisterebbe se noi non ci adunassimo nel nome del Signore. Allora lì ci sarebbe un po' da preoccuparsi, ma sia ringraziato il Signore. Ci vogliamo alzare, fratelli, per lodare il nostro Re. Il re di questo regno e non solo di questa gregge, ma di quella sparsa in tutta la terra. Oh,
Alleluia, Signore. Per questo adoriamo il Signore. Egli stesso dice: io vado innanzi a voi a prepararvi il luogo. È un luogo glorioso, è un luogo degno della sua gloria. E poiché lui è glorioso, noi abiteremo nella sua gloria. Ma solo perché lui è il glorioso, per questo a lui va l'onore e il ringraziamento. Degno di essere adorato sei tu, Gesù. Degno sei tu, Padre, di essere amato. Da cielo scende la Spirito di grazia. Lascia scendere, Signore, apri il cielo. Alzo io mi accendo.
L'eternità, Signore, questa è l'essenza della nostra vita, Gesù, speranza di tutti i popoli, amato Signore, da un popolo peculiare. Eleviamo a te, Signore, eleviamo a te, Signore, la lode e la gloria. Ti amo, ti adoro. Non posso fare a meno di te.
Alleluia Gesù. Alleluia Signore, tu sei degno di essere amato, Signore. Alleluia, forte il nostro applauso a colui che mai nessuno ha portato la parola di consolazione come lui, mai nessuno ha parlato come lui, mai nessuno ha amato come lui, mai nessuno si è preso cura di noi come lui, nessuno. Egli è l'essenza senza del quale non siamo niente. Seguitiamo a lodare il Signore perché si matura l'ora che il Signore parlerà al tuo cuore. Egli solo ha parole per ognuno di noi. Alleluia Gesù. Grazie, rendiamo a te quanto. Dico il tuo nome. È un nome eccelso, solo tu, Signore. Gesù, a Gesù la gloria, forte il nostro applauso. Voglio subito invitare il servitore del Signore a portarci la sua preziosa parola. Dio ci benedica.
Amen, il Signore vi benedica. Vogliamo cantare qualche canto di lode, di gioia al Signore, un canto, alleluia, dove noi possiamo rallegrarci nella casa del Signore. A me piacciono molto i canti di gioia. Amen. Vogliamo cantare quel canto che dice: la gioia che ho il mondo non me la donò. Amen. Vogliamo cantare questo canto? Alleluia. È buono il Signore? Vogliamo fare un applauso al Signore? Alleluia. 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 Cantiamo mentre siamo ancora in piedi e alleluia, abbiamo questa possibilità di stare insieme. Amen. Per noi è sempre un'opportunità stare insieme nella casa del Signore. Non è così per voi, fratelli? Amen. Vogliamo cantare. Forza, alleluia, tutti insieme. La gioia che ho il mondo non mi donò. La gioia, forza, alleluia, il mondo non mi donò. Tutti insieme cantiamo. La gioia che ho il mondo non mi donò, il bene che ho il mondo non mi donò, la bene che ho il mondo non mi donò, il mondo no, il mondo non mi donò. Alleluia, vogliamo cantare quel canto che dice: la gioia del Signore la mia forza è. Io non lo so, ma alleluia, forse voi avete caldo e forse siete un po' mosci. Alleluia, io non sono, non mi sento moscio, vado contro quella moscia. Amen, questo spirito di moscia a me non mi piace.
Amen. Perché quando Gesù era presente, tutto esclamava gioia. Lui era circondato di un corteo di persone che glorificavano Dio. Amen. E ancora la salvezza non era stata manifestata gratuitamente, perché lui non era andato in croce. Amen. Ma quando lui è risuscitato, alleluia, la Bibbia dice che noi siamo stati risuscitati con lui. Noi siamo, alleluia, dobbiamo spruzzare forza, gioia, pace, amore, alleluia, e i vari caratteri, attributi che, alleluia, si manifestano in Cristo. Amen. Alleluia. Io voglio gridare al mondo intero che c'è solo una speranza, che c'è una sola pace vera in questo mondo, e si chiama Gesù. Amen. Alleluia. Vogliamo dare un alleluia al Signore. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, gloria a Gesù. La gioia del Signore, la mia forza è la gioia del Signore, la mia forza è la gioia del Signore, la mia forza è la gioia nel Signore. La gioia del Signore, la mia forza è, la gioia del Signore, la mia forza è, la gioia nel cuore. Mi dona la tua forza il nome di Gesù, mi dona la tua forza il nome di Gesù, mi dona la tua forza il nome di Gesù, la gioia nel cuore. La gioia del Signore, la mia forza è, 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 la gioia nel cuore. Aver la gioia, puoi cantar con me, la gioia nel cuore, la gioia del Signore, la mia forza è, la gioia del Signore, la mia forza è, la gioia del Signore, la mia forza è, la gioia nel cuore. Amen, amen, alleluia, alleluia. Sono felice quando il popolo è felice, perché è Gesù la fonte della nostra gioia. Alleluia. Sapete che alla presenza di Dio c'è pienezza di gioia. Se in questo momento dovresti stare nel cielo alla presenza di Dio, c'è festa, c'è gioia. E alleluia. Sapete perché lì non c'è la tristezza? Cioè non esiste la tristezza. Non sanno cosa significa angoscia, dolore, afflizioni. Lì, in quel luogo, che è un luogo pieno di pace, dove non c'è decadenza, dove non c'è peccato, ingiustizia, violenza, morte, malattia, se queste cose non ci sono, cosa ci può essere? Gioia! Amen. Quando Cristo è venuto nella nostra vita, Lui ha messo una speranza, è qualcosa che nel mondo non c'è. Alleluia, lui ce l'ha lasciato. Gesù disse: io ve la lascio, lascio la mia pace. Amen. Non come il mondo la dà. Alleluia. È buono il Signore? Amen. Amen. Preghiamo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù per l'opportunità che ancora una volta ci dà in questa sera. È stato adorato, abbiamo lodato, abbiamo cantato. Ma in questa sera ancora una volta ci dai l'opportunità di stare nella tua casa. Diceva il salmista: stare nella tua casa è migliore che stare un giorno nella tua casa, è migliore che stare mille giorni altrove. Alleluia. E lui diceva: quanto desidero stare nella casa del Signore, perché è il luogo, alleluia, dove noi veramente sentiamo il ristoro dell'anima, dove noi riceviamo la parola di Dio e adoriamo
onoriamo il nostro Re, noi lo benediciamo, lo esaltiamo, il Redentore della nostra vita, l'autore della nostra salvezza, il Dio vivente, è vero, Egli è verace e fedele. Grazie, oh Padre, per questa opportunità che ci dai. Sì, Signore, mentre, alleluia, attorno a noi ci sono incertezze, ma noi abbiamo una vera certezza che è Cristo Gesù, il Salvatore del mondo. Grazie, oh Padre, rivela la tua parola in questa sera, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Accomodatevi. Dio ci ha benedetti questa mattina con una meravigliosa parola. Sono contento quando noi abbiamo a che fare con Dio. Alleluia. Se noi non vogliamo avere a che fare con Lui, allora vivremo secondo l'andazzo di questo mondo. Ma noi vogliamo avere a che fare con Dio. Per noi è importante. Abbiamo ascoltato come Israele desiderava vedere la gloria di Dio. Mosè disse: Signore, fammi vedere la tua gloria. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, se posso trovare grazia ai tuoi occhi, fammi vedere la tua gloria. E Dio gli disse: come fai tu a volermi vedere la mia gloria? Tu non puoi resistere. E alleluia. E lui però ricevette, perché la Bibbia dice che se noi chiediamo, noi riceviamo. Amen. Quindi l'insistenza di Mosè lo portò a vedere la gloria di Dio. E credo che quell'uomo fu pieno, ripieno, al punto che la Bibbia dice che il popolo vide le opere, ma Mosè, alleluia, capì, comprese le vie del Signore. Amen. È importante che noi, alleluia, abbiamo questa intima comunione col Signore, che non è qualcosa come la comunione di due persone, così, no, è la comunione dell'essere più importante, più grande di tutta la terra, di tutta la creazione, il nostro Dio. Quindi Dio gli disse a Mosè: di al popolo che faccia quello che io gli dico. E Mosè gli disse: se voi fate questo, voi vedrete la gloria di Dio. Quando loro applicarono ciò che Dio richiedeva, la Bibbia dice che Dio scese con la sua gloria, e così fu grande la visione della gloria di Dio, che il popolo proruppe, dice la scrittura, di gioia e si prostò davanti al Signore. Pertanto io desidero sempre essere immerso in questa gloria. Amen. Come viene la gloria del Signore sopra di noi? Abbiamo ascoltato, quando il peccato viene tolto e quando noi gli diamo una vera adorazione, proprio costruiamo un trono di gloria al nostro Dio, alleluia, Lui si presenta, scende e si manifesta. Amen. E in maniera particolare si manifesta come Lui desidera, non è tante volte si manifesta come tu vuoi, ma come Lui desidera. Però tu comprendi che è Dio che si sta manifestando nella tua vita. Ora, il nostro avversario, il nostro il nemico delle anime, Satana, che seduce tutti gli uomini, lui non vuole che gli uomini abbiano comunione con Dio, e cercherà di deviarli, di sviarli, di portarli e farli deviare perché essi non abbiano comunione con Dio. E lui prova a farti cadere nel peccato. Abbiamo ascoltato che il peccato separa l'uomo da Dio, e tutti gli uomini hanno peccato e sono rimasti privi della gloria di Dio. Privare noi della gloria è stato lo scopo di Satana, perché l'uomo era circondato della gloria, e lui, quando lo portò al peccato, lui quando cadde nel peccato, l'uomo, e fu privato della gloria. La Bibbia dice che la scrittura, che lui subito si vide ignudo, era circondato di una gloria, si vide ignudo, si cominciò a nascondere da Dio, e la morte entrò, e la sofferenza entrò, la maledizione sulla terra entrò. Vedete, il peccato, per una sola trasgressione entrò la morte
sulla terra. Su tutta la terra entrò la morte. Ora invece il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Perché il dono di Dio ha portato a noi vita? Perché è stato tolto il peccato, alleluia, per mezzo di questa giustificazione. Ora, alleluia, ciò a cui devi combattere, ciò per cui devi combattere, è, alleluia, sono gli attacchi del nemico. E gli uomini senza Dio, alleluia, sono sotto a delle fortezze. Ci sono anche dei credenti che leggono la Bibbia, pregano, vanno in chiesa, ma nella loro mente ci sono delle fortezze. Cosa sono le fortezze? Che ti impediscono di essere completamente libero davanti a Dio e di stare alla sua presenza e gustare della gloria del Signore. Che abbiamo parlato della gloria, che bello stare immerso in quella gloria. Alleluia, quando Dio si manifesta e scende con la sua presenza, parecchie persone mi hanno detto: fratello, io sto bene nella casa del Signore, è che quando esco da quel luogo, da questo luogo, che non sto più bene. Alleluia, perché? Perché c'è la gloria di Dio. Ora il nostro desiderio è che tu non sia un ospite della presenza di Dio, ma sei uno che sta alla presenza, porta la presenza, dimora alla presenza di Dio e sei circondato della sua gloria. Non devi essere un ospite. Alleluia, se stai qui e stai bene, poi fuori stai male, durante il giorno stai male, allora io ti invito, alleluia, a entrare, dimorare e vivere alla presenza di Dio. Amen. Pertanto ci sono delle fortezze. Cosa sono le fortezze? Amen. Cosa sono le fortezze? Ora andiamo a vedere nella parola di Dio. Vi chiedo di prendere insieme a me la seconda Corinzi. Prendete seconda Corinzi, capitolo 10, dice la scrittura. Seconda Corinzi, capitolo 10, e verso 3, ed è importante quello che noi stiamo andando a meditare. Alleluia, dice la Bibbia, seconda Corinzi, capitolo 3, 10, verso 3. Parla delle fortezze che sono, e andiamo a vedere quello che sono queste fortezze. Dice la scrittura: infatti anche se camminiamo nella carne, non guerreggiamo secondo la carne, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Le fortezze cosa sono? E qui dice distruggere le fortezze, quindi prima di tutto dobbiamo comprendere che ci sono fortezze che bisogna abbattere. Alleluia, la maggior parte dei non credenti vivono dentro certe fortezze, anzi tutti gli uomini, la Bibbia dice che sono sedotti dal maligno, sono dietro a delle fortezze, e ci sono anche credenti che vivono dietro a delle fortezze. Quelle fortezze impediscono a te di ricevere guarigione, di essere libero alla presenza di Dio, di ricevere. E dice la scrittura cosa sono queste fortezze, alleluia, e distruggendo i ragionamenti. Quindi le fortezze sono dei ragionamenti, sono menzogne del nemico. Quando lui parla ai tuoi pensieri, alle tue emozioni, alleluia, e tu, alleluia, sai che, alleluia, lui sta parlando nei tuoi pensieri, nelle tue emozioni, alleluia, non è la verità, ma tu la ricevi come se fosse la verità, quello che lui sta suggerendo nei tuoi ragionamenti, e quello, alleluia, diventa una fortezza. Amen. Sono, alleluia, dardi del nemico che arrivano per mezzo di pensieri, ragionamenti, emozioni. Non è la verità, ma tu la ricevi, alleluia. Non è la verità, ma la ricevi come se fosse la verità. Ora, se tu non, se credi a una menzogna, non crederai alla verità, e se credi alla verità, non crederai a una menzogna. O credi alla verità o credi a una menzogna, alleluia. Pertanto arrivano e si mettono quei ragionamenti nella tua mente. Vedete quello che porta l'uomo a peccare? Alleluia, il peccato inizia nel ragionamento, nella mente. Satana disse a Eva,
ed entrò con un ragionamento, con un pensiero. Disse: veramente Dio ha detto che non morirete? E lui entrò con un ragionamento e la portò a ragionare e alleluia e a pensare male anche di Dio. Noi non morirete, anzi Dio sa, come se Dio stesso avesse celato qualcosa a loro, che se voi ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. E lui entra con un ragionamento e piano piano viene accolto e diventa una fortezza. Oggi esempi di fortezze sono, alleluia, tanti in mezzo a noi. Ecco, incontri con tante persone, ci sono tante fortezze, possono essere l'ansia, la depressione, alleluia, possono essere delle paure, delle preoccupazioni. C'è troppa sporcizia nel mondo, c'è troppo peccato, c'è troppa perversione, c'è troppa immoralità, pornografia, e alleluia, e ci sono delle porte aperte nella mente delle persone, e alleluia, e spesso sono condotti a fare dei vani ragionamenti che sono stati accolti e sono diventati delle fortezze e bloccano le persone e non permettono a loro di stare alla presenza di Dio, perché ci sono delle fortezze nella loro mente. Amen? Sono fortezze, alleluia. E finché quelle fortezze non cadono, tu non ricevi un miracolo, non ricevi una comunione intima col Signore, non ricevi, alleluia, la libertà di stare veramente con gioia alla presenza del nostro Dio. Sono fortezze. Ripeto, la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Ogni peccato inizia con un ragionamento, alleluia, che viene accolto e mediante il ragionamento viene concepito poi praticamente il peccato. Quando un uomo va a una prostituta, alleluia, lui comincia a pensare nella mente. Prima si ragiona, due non si uniscono se prima non hanno ragionato prima. Alleluia. Quando una persona sta dietro al vizio, si ubriaca, si droga, alleluia, fa delle cose sconvenienti, tutto parte dal ragionamento. Alleluia. Parte dalla la guerra è nella mente. Quando, alleluia, e questa fortezza cade, allora le persone cominciano ad amarsi, cominciano a respirare aria di libertà nella loro vita e cominciano a sentire nuovamente comunione con loro Dio. E alleluia, le fortezze che noi dobbiamo abbattere, dice la scrittura, dice alleluia, distruggendo i ragionamenti, alleluia, distruggendo i ragionamenti. Ci sono tante persone che pregano, magari leggono la Bibbia, ma c'è quella voce, c'è una voce che ti dice, alleluia, è vero che molti hanno ricevuto, sì, quello ha ricevuto il miracolo, quello ha ricevuto il battesimo con lo Spirito Santo, quello ha ricevuto liberazione, ma una voce che ti dice, alleluia, a te non accadrà, non, alleluia, Dio non ti ama, vedi, Dio non ti ama, vedi, Dio, alleluia, non ti risponde, vedi, Dio, alleluia, ce l'ha con te, sei così peccatore che lui stesso, alleluia, non interviene in tuo favore, perché lui, il nemico, ti ricorda tutti i tuoi peccati, tutto quello che tu hai commesso, tutto quello che è nel tuo passato, alleluia, i vani ragionamenti. Amen. La Bibbia dice: chi è in Cristo è una nuova creazione, le cose vecchie sono passate, è vero, ci sono state, ma sono nel tuo passato. E lui, alleluia, riprende il tuo passato e te lo porta in memoria, te lo fa rivivere nella mente e ti vuole indurre e ti vuole portare nuovamente in quel peccato. Ecco perché molti ritornano nei loro peccati, alleluia, perché, alleluia, non vogliono, non accolgono la parola di Dio, ma accolgono dei pensieri che sono contro la parola di Dio. Amen, alleluia. Dice la scrittura: ed ogni altezza, distruggendo, dice, ragionamenti e altezze che si elevano contro la conoscenza
di Dio, contro la parola di Dio. Questi pensieri, questi ragionamenti sono contro la parola di Dio, sono contro ciò che sai di Dio. Tu sai che sei amato da Dio, il tuo nome è stato scritto nel libro della vita. Alleluia, sei un concittadino del cielo, sei membro della famiglia di Dio, sei stato giustificato, sei stato santificato, sei stato lavato nel sangue dell'agnello, sei un figlio di Dio, sei amato dal Signore. Questa è la verità. Alleluia, questa è la verità. E dice la scrittura, facendo prigioniero ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo, porta i tuoi pensieri all'ubbidienza di Gesù Cristo. Quando arriva un pensiero, alleluia, che è contro la parola di Dio, dice la scrittura, porta ogni pensiero all'ubbidienza, alleluia, alleluia, di Gesù Cristo. Devi insegnare alla tua mente a rimodulare, a riposizionare i pensieri, alleluia, che Dio desidera. Ci sono pensieri che noi non dobbiamo accogliere. Tu non li hai chiesto, alleluia. Qualche giorno fa mi arrivò a casa del materiale che io non avevo richiesto. Avevo chiesto del materiale e quando andai a vedere la scheda tecnica di quel materiale dissi, ma io questo di qua non era quello con la quale io mi sono accordato. Io non lo posso ricevere perché non è quello che io ho chiesto. E telefonai alla fabbrica e dissi, ma non è quello che io avevo chiesto, non l'ho chiesto, non lo posso accogliere, non l'ho chiesto. Amen. Quando arriva un pensiero, alleluia, e tante persone dicono, io qualsiasi cosa viene me la prendo. No, quando arriva un pensiero, un ragionamento che sai che non ti fa bene, che sai che non è nella parola di Dio, che sai che è contro la parola di Dio, non lo accogliere. Il segreto è non l'accogliere. Io non lo accetto, lo rimando al mittente. Amen. Alleluia. Io lo rimando al nemico, alleluia, perché non lo accetto. Ecco, alleluia, non accogliere quello che tu non hai chiesto. Amen. Alleluia. Perciò la Bibbia dice, ogni ragionamento di tenerlo, alleluia, di ogni pensiero, porta i tuoi pensieri all'ubbidienza di Gesù Cristo. Amen. E quando i nostri pensieri, alleniamo la nostra mente a essere sottomessa alla parola di Dio, alleluia, piano piano la parola di Dio prende il suo posto nella nostra mente, nella nostra vita. Quei pensieri che prima avevano facile accesso cominciano a stare lontani da noi, alleluia, perché, alleluia, devono stare lontani, non fanno parte della nostra vita. La Bibbia dice espressamente che noi siamo figli di Dio, alleluia, viviamo per lo spirito e non più per la carne, alleluia, e gloria al Signore. E i nostri pensieri ci possono aiutare, ma ci possono anche rovinare, distruggere. Tu diventi poi quello che pensi. C'è un verso, mi sembra, nel libro dei Proverbi, prendete insieme a me Proverbi, alleluia, libro dei Proverbi, alleluia, gloria al Signore. Prendete Proverbi capitolo 23, Proverbi capitolo 23, dice la scrittura, verso 7, poiché come pensa nel suo cuore, così egli è. Vedete? Dice la Bibbia, come tu pensi, così diventi. Come pensi, così tu sei. Alleluia. Ecco perché dobbiamo rimodulare i nostri pensieri. Dice la scrittura, poiché come pensa nel suo cuore, così egli è. Devi credere ciò che la Bibbia dice di te. Amen. Mosè, egli comprese nel suo cuore, alleluia, qual era lo scopo di Dio. Poiché Dio gli disse, io, alleluia, glielo disse prima ancora mentre il popolo si trovava in Egitto schiavo, Dio gli disse, vai in Egitto
alleluia, libererai il mio popolo dall'Egitto, dalla schiavitù, e lo porterai qui su questo monte, qui mi servirete, alleluia, io lo farò uscire con mano potente, braccio steso, alleluia, lo separo dagli altri popoli e qui mi servirete, alleluia, su questo monte. E Mosè sapeva, la chiamata era per servire Dio, alleluia, e Dio separa questo popolo e lo porta nel deserto. E anche se loro pensavano all'acqua, al cibo, alle cose che lasciavano in Egitto, lo scopo di Dio era che quel popolo era l'unico popolo che poteva conoscere Dio, poteva servire il Dio vivente e poteva parlare del Dio vivente. Ma i loro pensieri erano all'Egitto, erano i pensieri alle cose di questa vita, alle cose materiali, ma Dio aveva altri pensieri per quel popolo. E Mosè comprese, alleluia, il programma di Dio, e era un, alleluia, un intercessore, e stiede la presenza di Dio, e alleluia, amava stare, alleluia, ad ascoltare la sua voce, a, alleluia, ammirare il sembiante di Dio. Amen. E Mosè vedeva la gloria del Signore. Alleluia, mentre gli altri avevano il pensiero agli idoli che c'erano in Egitto, alleluia, la carne, i cocomeri, tutto quello che avevano lasciato, erano completamente pensieri diversi, ma Dio aveva altri pensieri e altri programmi. Noi dobbiamo comprendere che Dio vuole avere a che fare con noi. Dio vuole avere a che fare con un popolo che, alleluia, in un certo qual modo si allinea alla sua parola e pensa come la sua parola, alleluia, guarda nella parola di Dio, alleluia, tu troverai il riposo nella parola del Signore. Ora Dio vuole che noi stiamo bene, Dio vuole guarire, Dio vuole che noi abbiamo pensieri buoni nella nostra vita. Mi viene davanti la donna col flusso di sangue, ella pensò dentro di sé, alleluia, che se soltanto avesse toccato la veste del Signore sarebbe stata guarita. Lei lo pensò, alleluia, dentro di sé. Lei non diceva dei ragionamenti contrari, alleluia, magari poteva dire, beh, io sono condannata a morire in questa malattia, in questa infermità, non mi potrò mai avvicinare, sono impura, se tocco delle persone quelli rimarranno pure impure, alleluia, e non mi potrò mai avvicinare, non sarò mai guarita. Ma lei dentro di sé aveva dei pensieri, alleluia, essa diceva, io ce la farò, arriverò a lui, lo toccherò e sarò guarita, alleluia. E questa è una fede ferma, tenace, persistente, è quello che Dio desidera. Amen. Io devi dire nel tuo cuore, io devo vedere la gloria di Dio, non mi interessa di questo mondo, non mi interessa, alleluia, delle parole bugiarde nel nemico. Egli tante volte viene e comincia a ruggire, alleluia, nella tua vita e ti dice, vedi, Dio non ti ascolta, vedi, alleluia, Dio, alleluia, alleluia, non ha dimenticato i tuoi peccati. L'ho fatto pure con me nella mia vita, alleluia. Ma tu, alleluia, sappi questo, fratello, sorella, noi non siamo, alleluia, non possiamo mai accostarci a Dio per le nostre opere, alleluia, ma perché siamo stati giustificati per la grazia, per mezzo della fede, amen, ed è per fede, alleluia, il nostro peccato è dietro di noi. Le nostre mancanze, alleluia, le nostre colpe sono dietro di noi. Ora guardiamo avanti verso il cielo, il luogo del, alleluia, che Cristo sta preparando per noi, un luogo meraviglioso. Amen, alleluia, gloria al Signore. Dice la scrittura, poiché come egli pensa, alleluia, nel suo cuore, così egli diventa, così egli è. Amen. Ed è triste questo, perché i tuoi pensieri ti possono portare continuamente in errore, i tuoi pensieri ti possono portare a essere incredulo, a dubitare. Sì, io lo so, Dio l'ha detto, però, alleluia, i tuoi pensieri, alleluia, ti portano a dubitare, alleluia. E ci sono pensieri che accettiamo facilmente, e alleluia. E tante volte crediamo a una menzogna piuttosto che alla verità.
Ecco cosa sono le fortezze. Fortezze che il nemico, alleluia, mette davanti a te, perché tu non possa vedere la gloria di Dio. Alleluia, metti una fortezza davanti a te e tu non vedrai dall'altra parte ciò che è stato preparato per te. Amen. Sono delle fortezze, sono dei vari vani ragionamenti. Alleluia. Dice la scrittura: le armi della nostra guerra sono potenti in Dio per distruggere ogni fortezza. E Dio ti ha dato la parola. Alleluia, la parola di Dio è efficace, è vivente. Dio ha detto, alleluia, quando si presenta un pensiero, tu non lo accogliere, occupa, alleluia, la tua mente con un altro pensiero. Alleluia, quello che dice la parola di Dio è la verità. Amen. Alleluia, menzogne che vengono accolte come se fossero la verità. E ci troviamo di fronte a tante persone che pian piano cadono nella paura, nella preoccupazione, nella depressione, nell'ansia, cadono, alleluia, dietro vari sospetti, e alleluia, e cose che nella mente turbano quella persona. E magari non stai tranquillo, tu sai che quella è la parola di Dio, vai in chiesa, leggi la Bibbia, vuoi, alleluia, ma sai che c'è qualche pensiero che ti sta tormentando. Alleluia, poi arriva il nemico e dice, alleluia, Dio non ti ama, rimarrai così per sempre. È terribile, amen. Se dai ascolto alla sua voce, alleluia, lui comincerà a costruire e lancerà sempre quei pensieri, amen. Alleluia, ma quando arrivano questi pensieri, la Bibbia dice, alleluia, distruggendo i ragionamenti, dice la scrittura, ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio. Questo è importante, conoscere Dio. Tu puoi confidare in un Dio che è amabile, un Dio che è buono e non ha smesso di essere buono, un Dio che è misericordioso, un Dio che ti vuole libero. La Bibbia dice che Dio ha tanto amato il mondo, alleluia, ha tanto amato te da dare la sua vita per te, alleluia, è l'amore che lo ha spinto a dare la sua vita per tutta l'umanità. Amen. È Dio che ha fatto questo per noi. Quando tutti questi pensieri vengono rimossi, alleluia, le persone cominciano, alleluia, a essere guarite, liberate, cominciano a sentire quella pace, cominciano di nuovo a gioire, cominciano a sentirsi tranquilli, sereni, alleluia, e Dio si presenta nella loro vita. Amen. È meraviglioso quello che Dio fa. Alleluia, perciò dobbiamo esercitare la nostra mente ad accogliere i pensieri che vengono dalla parola di Dio. Alleluia, e rifiutare dei pensieri o parole o immagini che lottano contro lo spirito, contro la parola di Dio. Amen. Alleluia, una delle cose che faccio spesso è mettere il mio cellulare in aereo. Non mi serve. Alleluia, nonostante abbia tantissimi impegni, tantissimi, alleluia, non mi serve. Io devo stare alla presenza di Dio, devo stare senza i pensieri, non ci deve essere un pensiero, devo togliere ogni pensiero, alleluia, devo riempire la mia mente con la parola di Dio, devo, alleluia, stare alla sua presenza e devo gustarmela tutta la presenza di Dio. Amen. Non scendo fino a quando, alleluia, alleluia, sento che il Dio stesso sta cominciando a operare. Amen. Dio è vivente, Dio è reale. Dio vuole che tu stia bene, che goda di buona salute, che vivi una vita abbondante. Gesù disse: io sono venuto perché essi abbiano una vita abbondante. Gloria al Signore. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Ma in un mondo devastato come questo, Dio ci dà la luce, Dio ci dà l'indicazione. Tu puoi accettare e tu puoi rifiutare. Fratello, perché mi sono trovato così? Alleluia, ci sono state delle porte che tu hai lasciato aperte e le hai lasciato entrare quel pensiero. Quel pensiero, alleluia, hai cominciato a ragionare.
E poi il nemico ha costruito qualcosa. E magari tu dici, ma come mai quella persona si è ridotta in quelle condizioni? Può uscire facilmente, ma c'è, alleluia, una fortezza? E, alleluia, per te è una cosa facile, ma in quella persona si è creata una fortezza così terribile, al punto, alleluia, che ci sono pure persone che non escono di casa. Non so se le avete mai conosciute. Ci sono persone che non escono di casa per la paura. Alleluia, ci sono persone che, alleluia, vivono continuamente nel terrore, in un angolo, dietro un angolo di un mobile. Persone, alleluia, che non riescono a uscire fuori, sono delle fortezze, alleluia, sono entrate, alleluia, per mezzo di immagini, parole, ragionamenti. Si sono alzate quelle fortezze. E alleluia, e finché verranno accolte, alleluia, quella persona continuerà a essere devastata e non vede più bianco davanti a sé, ma è tutto nero. Alleluia, gloria al Signore. Ma alleluia, ma Dio ti ha dato una parola certa. Alleluia, disse Gesù chiaramente: voi che siete stanchi, aggravati, venite a me ed io vi darò riposo. Alleluia, e quando Cristo, alleluia, viene, alleluia, egli ci insegna pure, alleluia, nella sua parola, a meditare nella sua parola giorno e notte. Amen. Meditare, i nostri pensieri non sono più fissati su ciò che è arrivato nella nostra mente, ma nella parola di Dio. Amen. E Dio ti renderà libero. C'è un verso che piace molto nel libro del profeta Isaia, io l'ho letto tante volte ma lo voglio leggere ancora. Prendete insieme a me il libro del profeta Isaia, capitolo 26, dice verso 3 la parola di Dio. Isaia capitolo 26 verso 3 dice: tu, alleluia, rivolgendosi a Dio, tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Alleluia, ferma. Ci vuole un, alleluia, una costanza. Alleluia, dobbiamo esercitare la mente a pensare, alleluia, e rimanere ferma nella parola di Dio, non le parole degli uomini. Alleluia, tante volte... E il medico ti viene, ti dice: sai, c'è questo, potrebbe esserci questo, nella tua famiglia è successo questo, succederà pure a te. Ma questo lo dicono gli uomini, non lo dice la parola di Dio. Alleluia, tu prendi la parola di Dio, alleluia, non pensi, sì, alleluia, il medico ha detto questo, ma la parola di Dio ha detto questo, io mi allineo con la parola di Dio, io dichiaro la parola di Dio. Dio è per me una fortezza. Alleluia, dice la scrittura che, alleluia, mantieni in una pace perfetta, ti fa rimanere, alleluia, pacifico, in una pace perfetta. La mente, quando riposa in Lui, alleluia, quando la tua mente riposa nel Signore, rimane in pace. Com'è possibile? Alleluia, fratello, ci sono magari da 2, 3 mesi, 4 mesi, ma io non lo so. E spesso mi arrivano queste testimonianze, ma la reazione è diversa, mi sento in pace, non c'è più quella cosa che c'era prima, alleluia. E poi vengo a scoprire che stanno applicando la parola di Dio alla loro vita. Dice la scrittura: mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te. Verso 4: confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, sì, l'Eterno è la roccia eterna. Gloria al Signore, diamo un alleluia al Signore. Gloria al Signore, egli è una roccia eterna. Man, nel mondo le cose cambiano continuamente, poi gli uomini oggi ti vedono così, domani ti vedono così, alleluia, dopodomani in un'altra maniera, cambiano continuamente opinione. Alleluia, tu puoi pensare a quello che ti dicono gli uomini, loro cambieranno sempre opinione su di te, ma pensa a ciò che Dio dice di te, Dio non cambia mai opinione su di te. Amen, alleluia, Lui, il suo interesse non è diminuito per noi, Lui si interessa ancora della sua creazione,
e io credo in Lui, che è immutabile, è eterno, egli è fedele alla sua parola. Alleluia, c'è qualcosa alla quale Dio, alleluia, può diventare infedele? Alleluia, Dio non è infedele, anzi la Bibbia dice egli è chiamato il verace e il fedele. E io credo nella parola di Dio. Perciò quando arriva, alleluia, il dardo, il nemico, alleluia, anche se tu hai avuto vittoria, lui è fuggito dalla tua casa, dalla tua vita, spesso ogni tanto, alleluia, e lui viene come è come qualcuno dice aspetta, ci vado piano piano, ci vado sotto sotto, mi uso di qualcuno che lui non se l'aspetta. E viene là a lanciare una freccetta. E tu dici, vabbè, una freccetta, l'accetto. E lui dice, vabbè, l'ha accettato la freccetta, adesso ci lancio la freccia un po' più lunga. E piano piano costruisce una fortezza. Amen. E ti induce a pensare, perché, sapete, la parola seduzione significa deviazione. Ti devia. Alleluia, perché tu cominci a dubitare anche di Dio, della potenza di Dio, dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della sua presenza. Ci sono credenti che hanno cominciato a dire io non credo più che Dio c'è. Alleluia, perché? Perché tanto che li ha spenti, li ha ridotti così in una situazione di desolazione, di aridità, che non hanno più una comunione con Dio. Amen. E si, piano piano si sono allontanati dalla parola di Dio, altre parole ci sono nelle loro labbra che non sono la parola di Dio. Io per questo parlo spesso della parola di Dio e prego con le persone. Fino a ieri ci venne a trovare una persona, eravamo nel tempio lì che stiamo portando avanti questa costruzione, e vi chiedo di continuare a pregare e sostenere l'opera del Tempio. Alleluia. E mentre eravamo là c'era un uomo, alleluia, e parlavamo del Signore. Lui mi disse, io non è che abbia tanto bisogno, però parla. Lui parlava, sorrideva. Ci disse, poi prima di andarsene, ci disse, senta, posso pregare con te? Eravamo proprio dentro il Tempio. Alleluia, lì dove, alleluia, verranno offerti sacrifici di odore soave all'Eterno. Mentre stavamo pregando, fratelli, è stato meraviglioso, meraviglioso. Il Dio scende, la presenza diventa tangibile, al punto che quell'uomo, alleluia, fu paralizzato dalla testa fino ai piedi. Alleluia, qualcosa di irresistibile saliva dalla testa ai piedi e scendeva, saliva e scendeva, saliva e scendeva. Alleluia, e non riusciva a spiegarsi perché non aveva mai sentito una cosa del genere. Era potente la presenza di Dio. Alleluia, appena ebbe possibilità di muoversi, scappò dal tempio perché, alleluia, c'era qualcosa, alleluia, che si cominciò a muovere nella sua vita. Alleluia, capì, alleluia, quello che c'era, ed è, alleluia, e che ha di bisogno, alleluia, di una liberazione. Però, alleluia, vedete, Dio si presenta. Ora mentre noi parliamo, alleluia, forse tu lo puoi accettare, ma quando cominci a pregare, Dio scende, viene. Quando nella tua mente, la tua mente è libera, è sgravata da pensieri cattivi, magari odio, rancori, dentro di te non c'è niente di tutto questo. Dio vede un vaso libero, pulito, e Dio viene, e Dio scende, e si manifesta. Amen. Lui non si allontana, ma scende, si sente attratto. Ecco cosa Mosè voleva. Lui voleva che quella gloria che lui aveva visto, alleluia, ne potesse essere parte anche il popolo di Dio. E Dio gli disse, alleluia, di al popolo che, alleluia, e il popolo cominci a sacrificare degli olocausti a Dio per lo peccato, alleluia, e poi sacrifici di ringraziamento. E dice la scrittura, lo leggiamo nel libro del Levitico al capitolo 9, dice, alleluia, verso 6, dice, allora Mosè disse:
Questo è ciò che l'Eterno vi ha comandato. Fatelo e la gloria dell'Eterno vi apparirà. Amen. È la gloria dell'Eterno. Quindi, alleluia, dovevano rimuovere ciò che era l'ostacolo, era il peccato. Alleluia. E abbiamo visto che il peccato parte sempre con un pensiero, con, alleluia, un ragionamento, con una fortezza. Disse Mosè: questo è l'Eterno, questo l'Eterno vi ha comandato, fatelo e la gloria dell'Eterno vi apparirà. E al verso 22 abbiamo letto, alleluia, e quello che i figli di Araone avrebbero dovuto fare, alleluia, per attrarre la gloria giù sulla terra. E poi Araone alzò le sue mani verso il cielo, verso il popolo, e lo benedisse. E dopo aver fatto il sacrificio per il peccato, olocausto e i sacrifici di ringraziamento, scese dall'altare. E quindi Mosè e Aaron entrarono nella tenda di convegno, poi uscirono e benedissero il popolo. E allora la gloria dell'Eterno apparve a tutto il popolo, e quindi un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e consumò sull'altare l'olocausto e il grasso. Tutto il popolo lo vide, proruppe in grida di gioia e si prostrò con la faccia a terra. Ecco, alleluia, quando il peccato viene tolto, quando la fortezza viene via, Dio appare sulla tua vita. Amen. Alleluia, quanti vogliono vedere Dio manifestarsi? La gloria del Signore. Alzati, alleluia. Vogliamo adorarlo insieme. Mi piace adorare il Signore. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, gloria al Signore. Permetti al Signore che Lui possa portarti a una piena vittoria, a una piena libertà, a una piena guarigione. Alleluia, sei destinato a essere completamente libero, completamente guarito, completamente vittorioso. Una vittoria, alleluia, una vittoria, alleluia, eccezionale è stata preparata per te. Alleluia, gloria al Signore. Credi nella parola di Dio, credi nella parola di Dio, credi in ciò che Dio dice di te. Gloria al Signore, sei un figlio amato, sei una figlia amata, sei amata dal Signore, sei amato da Dio. Alleluia, Dio è tuo padre, alleluia, è Lui che ti ama più di un genitore. Alleluia, i genitori potrebbero essere pure malvagi, dice Gesù, alleluia, ma il Padre che è nei cieli, egli è glorioso. Alleluia, non è come quelli di questo mondo. Egli, alleluia, è prezioso ai nostri occhi. Gloria al Signore, alza le tue mani, abbandonati, alleluia, nelle sue mani. Alleluia, credi nella parola di Dio. Di in questo momento: io crederò, alleluia, alla parola di Dio. Io crederò alla parola di Dio. Io ricevo, alleluia, ciò che Dio dice. Ciò che Dio dice per me è più che sufficiente. Dio voleva essere per il suo popolo, alleluia, colui che libera, colui che provvede, colui che guarisce, colui che salva. Egli è per noi tutto questo in Gesù Cristo, alleluia, un nome potente a salvare. Oh, gloria al Signore. Egli è potente a salvare, egli salva le anime e guarisce i corpi. Alleluia, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Alza le tue mani, alleluia, e ringrazialo. Sì, Signore, io crederò nella tua parola, alleluia, mediterò in essa. Dice il Signore a Giosuè: se tu mediti in essa giorno e notte, tu prospererai, sarò con te ovunque andrai, avrai successo. Alleluia, non te lo voglio comandato sì forte, non avere paura. Alleluia, gloria a Gesù, alleluia, gloria, gloria a te, Signore. Benedetto è il Signore, benedetto è il nostro Dio. Alleluia. Distruggi ogni ragionamento che si eleva contro la conoscenza di Dio. Alleluia. Sottometti ogni pensiero. Quando questo arriva, alleluia, metti la tua mano nella tua mente. Io sottometto ogni pensiero all'ubbidienza di Gesù Cristo. Alleluia. Ogni pensiero all'ubbidienza di Gesù Cristo. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Gloria a Gesù, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Oh Signore.
chiedilo in questa sera. È la gloria del Signore, è la sua gloria, è per la sua gloria. Oh, alleluia. Alleluia, alleluia Gesù, alleluia. Invoca il sangue di Gesù in questo momento nella tua vita. Chiedo che il sangue di Gesù sia applicato, alleluia. Quando il sangue viene applicato, alleluia, e tu hai confessato tutti i tuoi peccati, alleluia, il sangue ha il potere di purificarti da ogni peccato, alleluia. Il sangue dell'agnello, l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, alleluia, alleluia, ha la virtù in questa sera di purificarti, alleluia. E Gesù disse a quella donna: vai e non peccare più, alleluia, condannando quel peccato ma usando misericordia, alleluia. Vai e non peccare più, alleluia, e cerca la parola di Dio, credi nella parola di Dio, vivi la parola di Dio, alleluia. Possa essere un testimone della grazia del nostro Dio, dell'amore, della misericordia del nostro Re. Gloria a Gesù. Grazie Signore Gesù, grazie Signore, grazie Gesù. Alleluia. C'è un'anima la quale dobbiamo pregare, si trova qua in questo luogo. Alleluia. Ci sono anime che hanno bisogno di guarigione, magari qua. Ci sono, sì. Ci sono anime che hanno bisogno di guarigione e possono avvicinarsi. Alleluia, noi pregheremo. Alleluia, se ci sono anime che hanno bisogno, alleluia, di una guarigione, alleluia, potete avvicinarvi e noi pregheremo. Alleluia, gloria al Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria a Gesù, gloria a Gesù. C'è bisogno, alleluia, di guarigione. Alleluia, nella mente, nel cuore, nel corpo. Gesù è colui che salva le anime, guarisce i corpi. Alleluia, gloria al Signore, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Vogliamo alzare le nostre mani al Signore. Alleluia, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Se c'è anche qualcuno che si trova per le prime volte, che vuole accettare Gesù, vi potete fare avanti. Alleluia, se c'è qualcuno che per le prime volte si trova qua e vuole accettare Gesù come Signore e Salvatore nella propria vita, fatevi avanti. Alleluia, vogliamo pregare. Gloria a Gesù, alziamo le nostre mani al Signore. Credi che Dio non lo può fare? Alleluia, è solo nei tuoi ragionamenti questo. Alleluia, vai a Dio come un piccolo fanciullo. Alleluia, un piccolo fanciullo. Non si fa nessun problema, nessun ragionamento, alleluia. Ma egli crede che c'è qualcuno che si prende cura di lui. Alleluia, è così il nostro Padre Celeste. Padre Celeste, alleluia. Ti chiediamo con tutto il nostro cuore di usare grazia e misericordia. Alleluia. Ci sono, alleluia, ci sono elenchi di persone che stanno male, che giacciono nei letti di infermità, che sono in pericolo di vita. Alleluia. E anche qui, alleluia, chiunque, alleluia,
abbia un problema nel proprio corpo, alleluia. Se è possibile, metti la mano nella, alleluia, dove c'è il tuo problema. E ora, mentre invocheremo il nome di Gesù, alleluia, se non puoi metterlo, alleluia, metterlo nella tua mente, nella tua testa, la tua mano, alleluia, che lo Spirito Santo scenderà, alleluia, mentre noi alziamo le nostre mani al Signore. Gloria a Gesù. Ora, o Dio di Abramo, che ha fatto le promesse, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe, riguarda la tua parola, Signore, poiché questa parola è verace e vivente. Tu l'hai fatto già in passato e lo rifai ancora oggi. Fallo di nuovo, Signore. Io ti chiedo, Signore, Padre Santo, di rilasciare una virtù guaritrice nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Alleluia, conferma la tua parola, alleluia. Alleluia, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù rilascia ora, alleluia, quella guarigione nell'orecchio. Alleluia, nel nome di Gesù. Alleluia, la mente, alleluia, possa cominciare a concepire pensieri di pace. Nel nome di Gesù. Alleluia. Alleluia, nel corpo, alleluia, problemi alla schiena, nel nome di Gesù, via nel nome di Gesù, alleluia, al ginocchio, alla gamba destra, alleluia, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, alleluia, gloria, gloria al Signore, sì, alleluia, completamente libero, nel nome di Gesù, guarigione, guarigione nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Alleluia, egli, alleluia, ha portato i nostri pesi, il nostro peccato sulla croce, e per le sue lividure noi siamo stati guariti, dice la parola di Dio. C'è una virtù che esce dal trono di Dio, una virtù guaritrice nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ricevi nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Alleluia, anche gli occhi, Signore, nel nome di Gesù, mal di testa, via nel nome di Gesù. Gloria al Signore. Grazie, Signore, anche per queste anime che si sono accostate qui. Signore, la mano tua, Signore, sia l'unzione del Santo di Israele. Alleluia, la virtù dall'alto scenda, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Grazie, Signore, grazie. Una vita nuova in Cristo, una vita nuova e rinnovata, noi dichiariamo, alleluia, vittoria sul peccato, vittoria su quelle cose che prima ti tenevano prigioniero, nel nome di Gesù. Ribellati, alleluia, a quella vita di prima che ti ha tenuto schiacciato, schiacciata, alleluia, sottoposta, alleluia, chiuso, alleluia, oppresso, nel nome di Gesù. Ribellati, esci fuori nel nome di Gesù. Alleluia, gloria, gloria a Gesù, gloria a Gesù. Grazie, Signore, il sangue di Gesù scorre, alleluia, dalla croce, da quelle mani forate, alleluia, che sanguinano ancora. Nel nome di Gesù c'è potenza nel nome di Gesù. Grazie, grazie, Signore, grazie. Grazie, Gesù. Grazie, grazie, con tutto il cuore. Alleluia. Tu hai una testimonianza e quella testimonianza è il tuo popolo, la tua eredità. Grazie, oh Padre, nel nome di Gesù. Grazie, con tutto il cuore. E nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Dio vi benedica.